non è solamente un grido di allarme, non è una lamentela, è un momento di partecipazione, è un momento di espressione di una vitalità di idee che non nascono solamente dal cuore, idee che nascono dalla competenza. Abbiamo qui con noi a questo tavolo dei maggiori esperti in alcuni settori importantissimi della vita sociale e culturale del paese, ma nascono soprattutto da una visione di persone che tutto il giorno lavorano in rete. Il FAI è una rete splendida, privata, di soggetti che fa quello che lo Stato non riesce a fare da anni. Italia nostra, sappiamo quanto è presente sui temi dell'ambiente soprattutto. Federculture, sapete che è un pezzo importante della gestione della produzione culturale e creativa in Italia. Bene, noi riteniamo di fare la nostra parte, quindi di proporre le nostre idee, chiedendo una piena assunzione di responsabilità da parte di chi si deve assumere quelle responsabilità. In questo caso il nostro riferimento preciso va all'amministrazione comunale, che si formerà con la scelta del sindaco fra pochi giorni. Quindi a questo punto do la parola al professor Andrea Grandini, presidente del FAI. Allora, pronto. Partirò dalla mia esperienza per poi allargare il quadro. Dunque, come voi sapete, io sono un archeologo, ho 75 anni e lavoro a Roma da una vita. Conosco il ventre di Roma molto meglio del mio. Tutti i miei sogni archeologici, non uno si è realizzato. Poi sono diventato presidente del FAI e ho molto apprezzato il fatto che il FAI avesse cercato di avere un suo luogo a Roma, perché a Roma non ha luoghi il FAI. Aveva scelto il Teatro di Marcello. Avevamo trovato uno sponsor, 7.500 euro. 7 milioni, 7 milioni di euro, scusate, mi parevano troppi, ma erano così. 7 milioni e mezzo di euro. Abbiamo aspettato 3 anni. Lo sponsor se n'è andato. È venuto poi una gara a cui noi non parteciperemo perché è di modestissimo livello di gestione, di un servizio senza la possibilità di progettare. Quindi una grande delusione. Grande delusione personale, grande delusione ideale. Roma è l'esempio di quello che accade in Italia. Guardate i grandi giornali. Uomini della levatura di Eugenio Scalfari sovente danno l'elenco di quello che i governi dovrebbero fare, anche che recentemente l'ha fatto. L'ambiente e la cultura non sono mai nominati. Ma ho detto Eugenio Scalfari per dire un vertice, ma non è che, voglio dire, poi naturalmente i giornali si occupano, ma non c'è mai nella gerarchia l'ambiente, il paesaggio, la storia e l'arte messi al primo posto, nemmeno ai primi posti, non compaiono. E anche nei programmi di questo governo, capisco che è un governo a breve termine, però non una parola. Perché? Ecco, allora, la mia spiegazione è questa. Questa è una classe dirigente che si è formata ancora sull'industrialismo, sul modello dell'Italia industriale. Ma dal 1983 i servizi sono il luogo dove predominano i lavori dall'83. Non parliamo oggi. A Roma il lavoro è per l'88% legato ai servizi. Dei servizi nessuno si occupa. Ci si occupa della manifattura ed è giusto, dobbiamo salvare la nostra manifattura che peraltro va perdendosi giorno dopo giorno. Giusto, ma non c'è la visione del prossimo sviluppo che chiaramente dovrà tener conto di quel che resta della manifattura che noi dobbiamo cercare di trattenere con le unghie e coi denti, ma già lo sappiamo perché è così in tutto il mondo. Lo sviluppo oggi è nel terziario.
E mentre nell'industria il lavoro ripetitivo è consustanziale all'industria stessa, nei servizi il lavoro ripetitivo non è pensabile, perché anche se uno è in un call center non avrà sempre la stessa domanda, ne avrà varie, deve usare il cervello, deve avere una preparazione, deve pensare con la sua testa, deve essere creativa, deve essere istruito. I servizi implicano, se il servizio è il settore del volano dell'archeologia del futuro, l'unico possibile in Occidente, e se i servizi hanno come presupposto la cultura, ecco che la cultura diventa il segreto del mestiere per lo sviluppo spirituale, civico, ma anche economico di un paese. E infatti i paesi che vanno avanti sono i paesi che investono in istruzione e in cultura. Tutto ciò in Italia non avviene. È come se dovessimo ulteriormente precipitare. È come se dovessimo perdere tutte le nostre industrie, Dio non voglia, e ridurci in una miseria assolutamente spaventosa, e già è grande, prima di accorgersi che noi, no, abbiamo dalla nostra parte una tradizione di un gigantesco laboratorio che comincia in epoca romana, prosegue nel Rinascimento, nel Medioevo, nel Rinascimento, e dura tuttora, perché nelle industrie creative e culturali ancora l'Italia si batte bene, ma diciamo si batte senza una visione politica, senza un modello di sviluppo di cui tutti parliamo, ma nei discorsi dei politici non ne viene mai traccia. Ed è questo quindi che mi preoccupa. Perché le alternanze sono belle cose, ma se continuano a alternarsi su visioni vetuste dello sviluppo economico, che non sono più quelle dell'Occidente, e qui mi riferisco agli scritti di Abravanel, che da anni ci spiega queste cose, allora naturalmente la speranza è. E quindi anche il turismo, che è un elemento essenziale del terziario, è un turismo meramente quantitativo. 15 milioni di poveracci vengono sbattuti a Roma e trasmigrano attraverso i fori, attraverso il Colosseo, senza avere un'idea, perché naturalmente sono folle che a volte vengono anche dall'Oriente, dove hanno una cultura completamente diversa, non hanno la cultura classica che aveva un tempo le classi egemoni europee, non c'è più questa cultura, o c'è molto meno, che poi anche gli aristocratici, voglio dire, avevano i pedagoghi, avevano gli antiquari appresso che gli raccontavano le cose, e i borghesi avevano i mezzi per formarsi una grande cultura, anche topografica, penso a come Freud conosceva la Roma antica. Tutto questo non c'è più. E allora chi è oggi il grande pedagogo di queste masse globali? Non c'è nessuno. Esse passano come delle pecorelle smarrite, vorrebbero sapere, sono assetate di sapere, ma nulla gli si racconta. O poco gli si racconta. Non si racconta mai che cosa questi palazzi sono stati, chi li ha abitati, che cosa hanno rappresentato queste figure, la storia dell'arte un po' di più, quella effettivamente c'è, ma non c'è solo la storia dell'arte, c'è anche proprio la storia in generale. Chi era Leone X? Ecco, è importante altrettanto chi era Bembo. Allora, chi racconta queste cose? Nell'archeologia? Nulla. Rimmaginare un terziario che sia statale, che sia regionale, che sia comunale, che sia privato, che sia no profit, non importa. L'importante è
comunicare cultura. La cultura si fa con la cultura. La cultura non è una cosa, un arancio da spremere per ricavarne soldi. La cultura è un piacere che noi dobbiamo dare a noi stessi e agli altri, e quando riusciamo a dare questo piacere, come avviene nei film, allora poi c'è il successo, allora poi viene anche il denaro, allora poi si può anche tutelare bene il bene. Prima le persone, i rapporti delle persone, poi le cose. Tutto questo implica una vera rivoluzione nel modo di concepire la tutela, la valorizzazione, la gestione, in cui quello che noi abbiamo non parla da solo come abbiamo sempre creduto. Parlava da solo quando le persone erano molto molto istruite. Non è più così. E quindi per fare parlare le cose ci vogliono degli aiuti. E bisogna... E concludo con una osservazione per non farla troppo lunga, perché poi ci vengono i dati, le cose più concrete. Roma è nota come un valore universale da due punti di vista. Io direi uno pagano e uno cristiano. Il valore cristiano, il valore della povertà, il valore degli ultimi. E questo Papa ha finalmente rimesso la povertà al centro. La povertà che cosa implica? La solidarietà. Allora, una città che basa tutte le sue trasformazioni sulla rendita, che arricchisce poche persone, è di breve durata, non crea opportunità e non crea lavoro, e espunge i cittadini meno ambienti dal suo centro per mandarli sempre più lontani, sempre più in periferia, è una città fondata su valori cristiani? No. Passiamo ai valori pagani, i valori della cultura, espressi da Roma antica, la legge uguale per tutti, 509 a.C., i comuni, il Rinascimento, il Grand Tour, eccetera. Terminato, ahimè. Invece di fare il Global Tour l'abbiamo terminato. Adesso abbiamo le pecore, le transumanze. Questi sono valori laici, di tradizione pagana. E che cosa abbiamo fatto della cultura a Roma? È tutta sparpagliata. Ci sono grandi cose, naturalmente, grandi istituzioni, strepitose. Ma non c'è una regia, non c'è un collegamento né fra le cose, nomi di musei incredibili, Palazzo Altemus, cripta di Ballo, ma che cosa volete che questi poveretti che vengono da Singapore possano capire della cripta di Balbo, per quanto Balbo sia stato importante? Ma almeno in quel museo chi è Balbo solo si spiega, bisogna pur dirlo. È un ottimo piccolo museo, però il titolo dice, e non forma sistema. Quello dovrebbe essere un elemento, un frammento del museo della città, eccetera. Quindi io vedo un'insensatezza generale, una specie di inerzia, come se appunto le cose dovessero rendere senza, come, insomma, noi quando facciamo la spesa poi la roba la cuciniamo, non è che la mangiamo cruda. Ecco, dov'è la cultura culturale? Da questo punto di vista, io l'altro giorno sono andato per la prima volta in quel Victoria in Albert di Roma, l'unico che esiste, perché non abbiamo musei delle arti applicate, che è Italy. Italy è uno strepitoso Victoria in Albert delle Civarie. Tutto è classificato con una perfezione tipologica che nessun preistorico ha mai raggiunto a quei livelli. E questa tipologia, no, che quindi è un qualche cosa di scientifico, di positivisticamente scientifico, è sposata all'offerta, al consumo, alla comunicazione, perché naturalmente i libri pullano accanto ai funghi, spiegando che cosa sono i funghi, le cartine dei vini, le cartine dei formaggi, esce fuori tutta l'Italia, è un meraviglioso museo, forse è il più eloquente museo dell'Italia che c'è a Roma. Cosa succederebbe se Farinetti
decidesse che si è annoiato l'Italia, come sembra, e si spostasse nel settore culturale, che cosa inventerebbe? Quello mi interessa, molto di più di tanti soloni che predicano. Qui bisogna fare